Vabbè, ragazzi, di che parliamo oggi? Ve lo dice lui, io non posso metter bocca. Oggi parliamo del più grande disastro dopo Fukushima, Chernobyl e l'asteroide che ha fatto scomparire i dinosauri. Oggi parliamo di donne. Dopo la sigla. Signore e signori, soprattutto signori. Le donne da evitare ce ne sono a bizzeffe, probabilmente tutte. No. Beh, poche. Mondo senza donne, ma che noia, no? Sarebbe il mondo da Mulino Bianco. Perfetto. Vediamo quali sono le donne, le rompiscatole, le maniache della polizia. Ci sono le precisine, Ne le stanno una marea. intellettuali, le... Come si può dire la doppia velocemente? No, non si può... Facile. Facili? Non mi ricordo. Quelle non la Le vogliono dobbia, dare. le, la dobbia felicemente, E facilmente. anche quella non la do. Beh, quella è la peggiore. E quindi vediamo la prima. Iniziamo con quella intellettuale o presunta tale. Quella che di Amalia, perché dite, sai, con lei un discorso ci si può fare. Sai, quelle che ogni tanto ti tirano fuori le citazioni, libri, film. Quando lei parla, io sento solo. Capite? Insomma, la donna così va bene, ma un po'. Cioè, dopo un po' dici, vabbè, basta parlare filosofia, voglio pure partita, birra e rutto libero. Cioè, ci sta anche questo per noi maschietti, perché ci sta. Parliamo delle monadi. Cioè, io stasera te la partita non la guardi perché c'è da discutere sulle monadi. Stavo attaccato al Bayer. Poi quella immortale, quella che piace a tutte le donne, ma non agli uomini, ovvero parliamo della classica, sempreverde. Rompi scatole. Ce l'ho, eccomi, eccomi. Perché poi questa è infima? Perché all'inizio è dolce, coccolosa, bellissima, ti accende la PlayStation. Facciamo gara di rutti? Sì, è quella perfetta. Me la sposo, ho fatto 13, ma dove la ritrovo un'altra così? Invece così ce ne stanno tantissime. Perché all'inizio sono così. Per citare Battista, cioè, c'hanno la zip qua sotto, la donna e c'è la madre. Avrà sempre da ridire. Se fai una cosa, se non la fai, è quella di che hai? Niente. Cioè? No, qualcosa c'hai? No, niente. Ti prego, dimmi che c'hai, se c'è il muso lungo, eh? Dovresti saperlo che cosa ho! Questa l'hai detta veramente male, la potevi dire in un modo molto più cortese e carino. Poi se uno compie un omicidio, cioè, avrà le attenuanti, no? No, perché cedeva, vedi. Terza categoria sono le donne avventurose, quelle che ti conquistano Sì. perché sono fiche, perché sono persone che comunque ti raccontano le avventure, non sono mai donne Ho pantofolare. fatto il Cioè, Grand quella ha fatto Canyon, l'ho quella, ha fatto da fatto. sola, cioè sono andata poi in kayak, cioè Fighe, guarda, ho fatto le eh? Fighe perché rapide del pensi. Colorado e mi stavo Esatto. anche buttando nelle cascate del Niagara. Esatto. Che so fighe, non ci si annoia mai, è fighissima. Il problema è che dopo un po' che la frequentate e vedete che le vostre vacanze sono solamente, appunto, sole Himalaya, in tenda, zaino spalla, gli insetti. Io voglio capocotta. Una volta ogni tanto voglio andare al mare. Voglio stare su sdraio, lettino, mojito, mare, È no? tardi, alzati, veloce, dobbiamo andare, scattare, 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 andare, Tutte queste cose qua. La volete? andare, andare. La vendiamo a 2 euro al chilo. A tranci però. Quell'altra è la libertina, ovvero quella te la do prima di subito. Ci sono donne, ecco, che quando incontrano, la vogliono dare, ma perché sono, come dire, persone gentili, no? Filantrope. È la categoria che attrae perché dici, cioè è quella Sono porca. persone non egoiste, semplicemente che vogliono condividere con gli altri. Comunque sono quelle donne che attraggono perché dici, sai, con questa qua faccio le cose turche, che poi non magari perché si dice turche, comunque vabbè. Praticamente riescono a liberare tutte le vostre fantasie. Il problema qual è? Che so anche le classi di donne che a me verrebbe sempre il dubbio, no? Ma tutta questa esperienza. Quindi rischi poi alla fine che gli ex che comunque come te sono rimasti attranti e ne vogliono ancora e ancora e ancora e ancora continuano a chiamarla e te fai una, diciamo una fine che non è proprio il massimo. Io rinascerò, cervo a primavera. T'ha capito? Altra Bene. categoria, le maniache della pulizia. All'inizio pure loro
danno una sensazione piacevole. Sensazione di pulito e freschezza. Esatto. È tutto perfetto. Beh, quindi? Tutto questo ha un prezzo. Il prezzo è la vostra sanità mentale. No, il bagno l'ho appena pulito. Entri con quelle scarpe lunghe e mettiti le pattine. Io non faccio parte proprio di questa... Sono a metà. Ogni tanto mi prende 5 minuti della pulizia e 15 anni. Metto lì la qualunque. Vabbè, a te è facile. Puli il tir quanto ci metti. Pulire un tir ci vuole parecchio. E non glielo dai il lucido alle gomme, ad esempio? E i cerchioni non li vuoi lucido? Non è vero. Sì. Ci crede nessuno. C'è anche la donna tirchia. Allora, partiamo dal presupposto che io sono un cavaliere e una donna mai e poi mai la farei pagare. Che magari il gesto, anche se si è in amicizia, lo devi fare? No, non è che lo devi fare, però ormai, cioè proprio a fa che c'hai i serpenti dentro le... Ma poi perché lo devo dire? Io non lo faccio fare sta cosa, dilla te. Le tirchie, quelle che chiaramente manco lo fanno il gesto di prendere il portafoglio, che ne so, siete a cena insieme, a prendere un aperitivo, una birra, cioè... Chiaro. Non lo fanno per niente e non vi offrono... Comunque ragazzi, cioè, a un certo punto avete da pagare, va bene? No, ma per carità, a me trovi perfettamente d'accordo, quindi... Cioè, non è vero, io il gesto lo faccio invece. Ma faccio il gesto e offro anche, ammettilo, sì, dillo a tutti sì, che sì, io sì, ho anche offerto comunque, sì, agli amici addirittura, quindi non avevo... Parliamoci chiaro, lei non fa parte della categoria delle donne perché è un uomo. L'altra categoria invece è quella tutto opposto, ovvero le spendaccioni. Cialano e scialacquano. Esatto. Finché lo fanno quei loro... Non è un problema. Il problema è quando lo fanno quei vostri. Amore, senti, sai la carta di credito quella in comune, no? Ci ho visto delle Louboutin favolose, 600 euro per un paio di scarpine. Che vuoi che siano? Ho fatto così. Ecco, il problema è che te lo dicono dopo. Poi alla fine te ti ritrovi e dici, vabbè, io spendo una cosa. No, ha speso tutto lei, quindi te, ma al massimo che poi spende è per la famiglia, per la casa, per far vedere che sei comunque... Ho fatti un conto privato e ciao. Le donne spirituali dove le mettiamo? Le donne spirituali le riconosci subito perché se entri nel loro appartamento molto probabilmente senti odore di incenso, tende, tappeti etnici, maschere africane. Si vestono con cose molto di lino, molto larghe. Le riconoscete? C'hanno l'alone mistico intorno. Sono l'alone mistico. Cioè, comunque, sai quando vi parlano sempre con questa pace interiore. Cioè, vi parlano dei chakra. Capiscono quale chakra è chiuso e quale è aperto. Poi, se il chakra è aperto, metteci una toppa. Comunque, spesso e volentieri quelle. Cioè, fatto caso che quelle spirituali. La chakra. Che cosa ha fatto? Il chakra aperto. Spesso e volentieri quelle spirituali sono. Anche, non è detto, ma sono anche vegane. Parliamo dei vegani. Io non ho niente contro i vegani, però sono un tantinello estremisti nelle loro vedute, no? Io qua mi tappo la bocca. È libero di pensarla come vuole e di fare quello che vuole. Cioè, mi piace, ho amici vegetariani e anche vegani. Però a un certo punto magari a voi vi piacerebbe farvi due spaghi, una carbonara, matriciana, una bella bistecca fiorentina. Se sei vegano, no? Diventa fruttariano. Non cioè è vero, c'hanno ragione pure loro. Non cominciamo a contestare niente, no? Cioè, comunque, insomma... Non è, quindi, diciamo, nelle mie corde. Però ragionate un attimo. Però non godere di una matriciana o di una carbonara. Carbonara. C'è più carbonara per noi, ma che vuoi? Oh? C'è sempre più carbonara per tutti. Questa tipologia di donne, insomma, ecco, forse vi dovete starci un po' più attenti, perché se non siete sulla stessa linea di pensiero, la stessa onda. Io comunque ho un amico vegano e sta benissimo, e ma la moglie non carità. È vegana e mangia e stanno bene. Cioè. Vabbè, non possiamo fare di tutta l'erba un fasciolo, chiaramente. Fascicolo? Quale di questa tipologia di donne voi avete incontrato sul vostro percorso di vita? Voi dico io, tutte. Tutte! Perché fondamentalmente ogni donna è ognuna di queste. Sì. Comunque sia, spezzo l'arancia a favore delle donne, perché più negli uomini non sono un granché. Un granché? In più. Mi c'è venuta la batteria tira, però ma niente, sa. Ragazzi, questa era la lista delle donne da evitare. Fateci sapere se insomma ne avete incontrate di peggio di quelle che vi abbiamo detto noi, anzi che vi ha detto lui. Se siete d'accordo o non siete d'accordo, vi discorrendo. Commentate qua sotto su Facebook, cercateci su Twitter, insomma. Ciao. Perché zitto? Oh mamma mia, ma sei noioso però. Te sei un brontolone, ecco. Gli uomini brontoloni, una categoria pallosissima, posso no, dirlo? Io sono sopravvissuto, che è diverso. Alla prossima, ciao!